In quel del sollevante, la realtà virtuale casalinga non va particolarmente a genio. Questo perché il mercato giapponese si muove prevalentemente su mobile e sale giochi a cui sono relegate esperienze VR esclusive che tuttavia non sono mai arrivate sul mercato consumer. Non per questo comunque gli amici orientali non ci hanno regalato alcuni titoli VR di tutto rispetto, pochi ma mediamente buoni nonostante la poca padronanza del mezzo. Little Witch Academia VR Broom Racing è l'ultimo arrivato dal Giappone sui nostri caschetti standalone di Facebook ed è inoltre il primo videogioco tratto dall'omonimo manga ed anime. Vediamo come se la cava questo titolo di corsa in salsa kawaii sui nostri Oculus Quest. La trama canonica di Little Witch Academia racconta di un gruppo di piccole streghe che frequentano la Luna Nova Magical Academy, seguendone le vicende avventurose e sentimentali. Nell'esordio quest di Universe Inc. andremo invece ad affiancare le protagoniste dell'avventura con un alter ego che creeremo attraverso un semplice editor, assistendo a una storia molto semplice ma sinceramente poco interessante. Forse un fan della serie troverà qui alcuni stimoli legati a un immaginario che conosce bene, ma da neofiti della saga difficilmente troverete avvincente la narrativa di Little Witch Academia VR. Poco male, perché il titolo Universe Inc. è di fatto un gioco di corse su scopa, figlio illegittimo di Mario Kart, del 15 e del mai troppo odiato Superman 64. Una mano sul vostro bolide e impugnando una bacchetta con l'altra, dovremo infatti correre attraverso un discreto numero di percorsi, cercando sia di arrivare per primi, sia di entrare in tutti i portali presenti lungo il percorso, avendo però anche la possibilità di difenderci. Quando una delle altre due squadre si avvicinerà alla nostra posizione, sarà infatti possibile lanciargli un incantesimo per rallentarla, mentre durante tutta la corsa saranno presenti le solite scatole con oggetti random, che ci aiuteranno ad arrivare più velocemente alla fine. Questi ultimi non brillano per varietà e si dividono tra bonus alla nostra velocità e malus alla velocità degli avversari. Concept molto semplice ma tutto sommato simpatico e funzionale, se non fosse che non proprio tutto funziona come dovrebbe. Se i primi percorsi più lenti e riusciti sul fronte del level design si fanno giocare molto piacevolmente, gli ultimissimi soffrono invece di una struttura troppo incasinata che fa perdere il senso dell'orientamento ad ogni curva. Quest'ultima problematica non è chiaramente voluta, poiché sarà comunque difficile non giungere a destinazione in pole position, ragion per cui Little Witch Academia VR riesce ad essere allo stesso tempo semplicissimo ma a volte frustrante. La frustrazione vale tuttavia soltanto per alcuni specifici percorsi, mentre altri risulteranno più che apprezzabili a un occhio non particolarmente fino. Quello che non risulta invece apprezzabile sono i livelli bonus in cui eliminare i fantasmi. In questi dovremo infatti percorrere gli stessi tracciati della modalità principale, fermandoci tuttavia ad eliminare dei piccoli fantasmini dall'estetica poco ispirata, meccanica che fa perdere ritmo e carattere all'intera produzione. A proposito di ritmo, se le corse risultano veloci e adrenaliniche, gli intermezzi story driven risultano invece il più delle volte noiosi, proprio in virtù del fatto che ciò che viene raccontato non riesce in alcun modo a risultare interessante. Dalla sua però Little Witch Academia VR ha anche nei sopracitati intermezzi un colpo d'occhio anime style davvero azzeccato ed è sicuramente in grado di affascinare tutti gli amanti di un certo tipo di estetica giapponese grazie al suo coloratissimo mondo di gioco. Peccato che nonostante io abbia provato il titolo sul nuovissimo Oculus Quest 2 l'elemento tecnico risulti decisamente sottotono. Texture in bassa risoluzione, aliasing a manetta e, per qualche assurdo motivo, un'accentuazione dell'SDE invisibile su tutti gli altri giochi. Ora voglio sperare che questo sia dovuto al fatto che gli sviluppatori si sono concentrati prevalentemente sulla versione Quest 1 e uscirà una versione con upgrade sull'ultimo standalone di Oculus, ma così com'è Little Witch Academia VR non risulta decisamente in linea con il resto del parco giochi Quest 2. Oltre alla modalità campagna, che potrà essere completata in poco meno di 2 ore, sarà poi possibile acquistare scope e oggetti per le stesse, personalizzando a proprio piacimento la guidabilità e l'elemento offensivo. Niente di troppo profondo, sia chiaro, ma se vi sentite completisti e volete provare tutto ciò che il titolo ha da offrire, l'opera di Universe Inc. potrebbe regalarvi ancora qualche altra ora di gioco.
In arrivo poi una modalità multiplayer che potrebbe effettivamente dimostrarsi uno dei punti forti della produzione, ma nonostante sia già presente il menu dalla principale, non sappiamo ancora quanto farà capolino nella build commerciale. Rimaniamo comunque in attesa di vedere come se la cava il titolo giocato insieme ad amici e sconosciuti. Potrebbe essere una modalità che aumenta effettivamente il valore dell'opera. Little Witch Academia, VR Broom Racing, è un titolo un po' grezzo che ha molti difetti ma che potrebbe piacere a chi è appassionato di anime e in generale di cultura pop giapponese. Il titolo di Universe Inc, raga, non è un brutto gioco, e anzi il più delle volte risulta anche scanzonato e divertente, però non raggiunge mai una profondità tale da farlo diventare un must have per tutti i possessori di Oculus Quest. Se siete grandi fan della serie, probabilmente questo è un acquisto obbligato. Per tutti gli altri, tenendo sempre conto dei suoi pregi e dei suoi difetti, tenetelo comunque in considerazione a un taglio di prezzo o all'arrivo della modalità multiplayer.